Apriamo la ruota. Ma buonasera, buonasera a tutti, Franci. Ben trovata, finalmente, ciao. Buonasera. Ero io? Sì, eri tu. Ciao, buonasera. Grazie. Mamma mia, mio figlio, hai i capelli come i suoi? Bellissimo. Ma sono biondi? E ogni volta non mi toccare i capelli, tu non me lo dici? No, a me piace. Ah, oh, bravo, bravo, bravo. Hai capito, amore di mamma? Lui li tiene apposta. Tutto bene, Amaral? Sì. Ok, a sto giro gli ha detto. Allora, sei entrata su una canzone che dice: se faccio la mia camminata, resti a bocca aperta. Ecco. Anche coi capelli incasinati e con una felpa, mi faccio guardare. Perché per noi tu sei così. Ma grazie, ma mi serviva oggi, eh. Cioè, tu che sei c'è mia così. Suocera che mi fa. Caterina, mi raccomando, scegli un vestito da giovane. Ma perché? Ma che ne so. E poi ha detto, Francesca ha tagliato i capelli, sei tu che li devi tagliare, capito? Sì, ma io li ho tagliati troppo corti forse per la no, suocera. Sono bellissimi, sei bellissima, Franci, sì. Ma veramente, tu puoi metterti la felpa e andare e ti guardano tutti. E la Fialdini? Così non mi riconosce nessuno. No. È per questo che... Ci vuole nascondere qualcosa. Saluto la suocera! Ciao signora Mirella! Allora Caterina, visto che tu tutte le sere giochi con le parole, sì. Noi vogliamo usare le parole. Mamma mia, che democrazia! Lingo sulla 7, brava! Vabbè, ci mancherebbe altro. Che bello! Facciamo pubblicità, bravo, alle ore 19, Lingo sulla 7, tutte le sere, anche il sabato, volendo. E adesso usiamo le parole per parlare di te, per capire quelle che ti fanno da specchio. Allora, noi ne abbiamo messe alcune. Sì. Un paio le evidenzierò io. Per quello che desidero sapere da te. Le altre scegliele tu. Sì. Allora, battaglia. Se c'è una battaglia io scendo in campo. Gelosia. Ok, no, stiamo un attimo sulla battaglia. Perché quella era una parola che avrei scelto io per te. Ah, scusami, quindi va poi benissimo. Tu hai detto vai, vai, io sono andata. Madrina dell'oceano. Sì. Donna impegnata per cause importanti. Mandiamo questo filmato. Che abbiamo ricavato dal tuo Instagram. Andiamo, siamo gli spazzini del mare. Papà, hai preso la busta? Sì? No. Ok, ok, andiamo. Bravissima. Piccola cosa. Ci sono tante altre cose? Amore, ma che ci dire la gente? Sì, io dico, ma come si fa? Questa era impossibile. Mamma, da dove hai tirato fuori? Vi siete dati da fare? Sì, lo facciamo spesso. E ti dico che anche quando cammino per strada, alcune volte mi azzardo a togliere qualcosa. Uso l'asticella degli occhiali. Oppure magari sei guanti di lana, cioè una cosa proprio che mi viene naturale e impazzisco vedere le cose sporche. Come l'hai spiegato ai tuoi bambini? Oggi andiamo a pulire la spiaggia, eccetera. No, il mare porta tante cose, perché poi non sono le persone che lasciano, attenzione. Cioè, il mare porta tante cose e quindi ogni anno le spiagge dove andiamo devono essere pulite. Facciamolo, ricordiamoci di non sporcare, ma soprattutto... cioè, dove noi viviamo è il nostro mondo, cioè è la nostra terra, non è che ce l'hanno, noi l'affittiamo, viviamo lì. E se non ce la conserviamo, cioè noi possiamo andare sulla luna. Altre parole, gelosia. Gelosia. Sono abbastanza gelosa. Cioè, l'hai detto come per dire attenzione che se mi t'avvicini poco poco... Beh, qualcuno già lo sa, non ti preoccupare. Scusa, che fine ha fatto? No, una fine bellissima, ma una bella figura plateale. Cioè, sì, beh, cioè, una bella figura plateale, ci sta. Ecco, te l'ho detto anche un po'. Istinto. Allora, l'istinto penso che sia la mia più grande dote. Nel senso, sono un'istintiva, seguo davvero il mio istinto...
E anche quando sembra che tutto stia andando male, si gira a favore. Ah, però, vedi? E questo è merito dell'istinto. Questa è una cosa che seguo da sempre. Quando ero più piccola facevo un po' più fatica, adesso invece a 43 anni dico basta, Caterina, seguilo. E dati, ascoltati, sì, ascoltati. Sì. Religione? Allora, la religione, guarda, è un tema molto delicato, perché c'è sempre un certo tipo di pudore nel raccontare il proprio credo. Sì. Sono nata in una famiglia molto credente, sono cattolica, praticante, ma è una cosa talmente alta che fai fatica a raccontarla. Mi basta quello che hai detto, infatti. Stile. Stile, vabbè, stile è quello che ognuno di noi ha e cerca di, cioè, di avere. Io penso di essere anche un po' goffa, ti dico la verità. Invece no, tu hai cioè, non mi stile, sento questa cosa. Cioè. Tu hai uno stile tutto tuo. Ma dici, Francesca? Ma sì, noi abbiamo creato addirittura una balivo. Che avete fatto? Ma che vediamo? Per noi il diavolo veste in balivo. Il diavolo veste in balivo, ma carino. Sono più buona di quella. Il filmato. Sento che non perderò quel treno. Un po' paura mi fa Milano. Ma so che il mio giorno sarà domani. E poi ci penserò. Domani. Oh, 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 oh. Svegliami mamma se puoi più presto. Tutto a lavare come mi vestirò. Ma questo, scusate, ma era un mio reel, eh? Balivo Pegue! Vedi che però bionda Franci! Stai benissimo! Ma infatti secondo me in vecchiaia mi farò bionda. Sei un po' Miranda tu. Un po' Miranda. Ma guarda, più l'assistente di Miranda con mio marito, ormai quando andiamo nei posti dico amore, tu l'hai conosciuto, si chiama Caio, tu quella la conosci, non ti ripresentare, baciala, però lui non si ricorda più nessuno. Ma tu lo faresti mai il direttore, di la direttrice di un giornale di moda? Amerei. Amerei fare riunioni con tutti, tutta la scala gerarchica dalla mattina alla sera. E poi il giorno delle vendite. Bella! Dico bene, se non abbiamo venduto, chiamate i parenti e fate acquistare il giornale. Allora noi vogliamo giocare con te a cosa è glam e a cosa non lo è. Dai, è divertente. Dai, facciamo. Io ti leggo i cartoncini e tu in pochissimo tempo rispondi. Questo è glam, questo non lo è. Va bene. Ok? Sì. Musica, Elisabetta, il monopattino. No, è super glam, io l'adoro, ho tutte le app. Coperta all'uncinetto. Dipende, se è stata fatta la Russell Crowe, perché no, se no no. Vabbè, certo. Cappotto extra large. Extra large assolutamente, lo dovete avere, anche le giacche, sì, glam. Lo smalto nero. Dipende, io ogni tanto lo uso, ma quando mi girano. Enne. No, non è glam. Per favore! Per favore! Il mercatino delle pulci. È glam per mio marito. La felpa di Pai. No, non ce la faccio, non mi sento Bridget Jones. Io il vinile. Il vinile è molto glam. È molto glam, è molto figo. Pensa che proprio ieri a casa di mia suocera mio marito ne ha portati via un sacco. Il centro commerciale. Ah, è super glam, poi in estate si sta così freschi. È glam? È glam, sì, è glamissimo. Una ce l'ho anch'io allora. I jeans strappati. Dipende, se non avete la cellulite sì, se no lasciate perdere. Le polacchine? Le polacchine, se non soffrite di rientro endovenoso, sono molto basse. Quindi? No, glam. No. Il tatuaggio sul collo. Poche lo possono portare, quindi no glam. Aperitivo con birretta. Sì, super birretta, il trancio di pizza con mortazza dentro. Centrifuga sedano mele zenzero. Per mio marito è molto glam. Pantaloni e copelle. Allora, si suda tantissimo, ma li ho di tutti i colori, glam. La lacca per i capelli. Adoro, non sai adesso quanto ne ho messa per venire qua. L'orto in terrazza.
Luca, ma certo, lo abbiamo, lo facciamo, ci divertiamo. Devo dire, è molto più bravo mio figlio. Lo cura lui personalmente. Addirittura? Sì, è bravissimo Guido Alberto. È bravo. Sì, l'ha fatto anche a scuola, ha creato un team. Sì, è veramente una cosa bella, questo è un merito del mio marito. È leader? È buono. Ha la stoffa da leader. È buono, quindi non so se leader possono essere buoni. Però meglio buono che leader. Yoga al tramonto. Yoga al tramonto. Vorrei tanto farlo, ma io non sono da yoga. Al tramonto, birra e mortazza. Tifare Napoli. È molto glam. Francesca, guarda, io te lo dico. Sai perché... che io ti voglio bene, perché non guardate, la guardate, inquadratela bene. Fotografateci in questo momento, anche lei tifa Napoli. Anche, no! Anche lei, no! Sì. C'è la Juve che gioca contro il Sassuolo a quest'ora. Dai che vi stanno aiutando. Però, visto che qualcuno ha dichiarato, tipo Serena Utieri, che sarebbe disposta in caso di vittoria dello scudetto... Ma è coraggiosa, che pure lei ha un'età come me. A fare addirittura lo striptease. Tu cosa saresti disposta a fare? Ma io, guarda, il mio tifo incondizionato da sempre. Aspetta, noi ti abbiamo dato delle idee. Se il Napoli vincesse lo scudetto, ti raseresti i capelli? No! Ti tufferesti dai faraglioni di Capri? No, lo vieto ai miei figli. Quindi non potrei farlo, ma se loro non mi vedessero sì. Ah, mamma! Staresti lontana dai social per una settimana? Sì, a voglia, sì, anche un mese. O faresti la pizza in piazza per tutti? Se si fidano. Accendiamone una! Allora, la pizza in piazza. Sicura? Sicura. Guarda che se vince, mi sa che vince. Ho bisogno di un assistente? Io non tifo Napoli. No, però mi fai l'assistente, io non ho detto che devi tifare Napoli. Cioè, tu... è un'amica della tifosa. Che ti viene ad aiutare. Caterina Palivo farà la pizza in piazza. Ale! Da capire la piazza, eh. Ascolta, c'è un video che noi abbiamo preso, perché insomma tu fai tante cose. Lavori, sei una mamma di due bambini, fai l'orto, ti piace stare molto attenta alla moda, eccetera, eccetera. Noi abbiamo realizzato un video per la tua giornata tipo... che ovviamente non è proprio esattamente così. Lo voglio mandare perché poi dopo voglio fare un'altra cosa, quindi seguitemi. Elisabetta, seguimi, manda quel filmato. Questa foto, perché Caterina non serve solo a casa sua a tavola. Mi dici dov'eri? Cosa stavi facendo? Ero ad Opera San Francesco a Milano. Ogni giorno ci sono più di 1000 persone che vanno lì con il loro beige, pranzano, cenano, ci sono mamme e bambini, e ci sono persone che arrivano nel nostro paese sperando in una vita non migliore, ma in una vita, e persone dignitose che stanno lì, e quindi volontari che sono tantissimi, una cosa bellissima, sono lì col sorriso a servire un piatto caldo, e tu in quei momenti pensi a quante volte avrei detto a tua mamma non mi piace, non lo voglio, quando tuo figlio dice ah, ancora questo c'è qui, e quando tu torni a casa e la tua casa calda e la tua coperta, le tue cose comode, non ci dobbiamo sentire in colpa se abbiamo queste cose, ma sentirci in colpa se non facciamo qualcosa, sì. In quel post tu dici anche questa volta l'ho fatto davanti alle telecamere, eccetera, prossima volta lo farò e nessuno lo saprà.
E quindi ci tenevo anche a mostrare questo lato tuo. Ti piace cucinare per gli amici, vero? Fare tavolate. Sì, mi piace fare tavolate, mi piace avere amici. Anche qui, prima di venire, c'era una famiglia intera con 3 bambini a casa. Le ho lasciato, ciao dalla Francesca. Però cucinare per loro, cioè organizzo per loro. Insomma, senti cosa ti manda a dire questa ragazza. Chi è? Caterina è una persona, una ragazza, una donna molto ospitale, solare, le piace fare delle belle tavolate con le amiche, condividere aneddoti, pettegolezzi a volte, pochi, no, non è vero, tanti. Mi sono ricordata di quando anni fa, non diciamo l'anno, abbiamo fatto quel provino insieme per quel programma e quando mi hai visto, ero dietro di te, forse c'avevo il numero 81 o un altro numero, non mi ricordo, tu mi hai detto, oh, mica tu entri con me e ti metti vicino a me, vero? Sai, Kate, che non mi ricordo se poi alla fine ci hanno messo a ballare insieme oppure no? Ciao Elena, grazie Elena, stupenda Elena, abbiamo fatto un viaggio con i nostri bambini ad Halloween. Ci siamo molto divertite, siamo andate a casa di un'altra nostra amica in comune che si chiama Michela. Sì, abbiamo fatto i provini insieme, cara Elena, io avevo dei tacchi pazzeschi, ma anche tu. Tu sei 1,81, 1,73, tu bella, bionda, io insomma un po' così. E da allora però siamo amiche. Era, penso, il 2000 e comunque non hanno preso né me né lei. Ecco, e ecco. Quindi... prima di salutarti, ma che carina che è stata Elena. Visto che tu giochi con le parole, regalami tu una parola a me. Irresistibile. Una per... Grazie. Davvero. Caterina, però ci devi credere, Grazie Francesca, ciao a tutti. Ci vediamo a Lingo, ciao. Ciao Cate, ciao. Grazie.